Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Lord of the Fallen. Bene, andiamo avanti, proseguiamo per la nostra strada. Dobbiamo andare di sotto. Qua ma c'è la strada. Vedete che c'è un rumore adesso, non so se lo sentite. È un tesoro che dice che c'è. Perché è... Allora, aspettate un attimo. Ok. E quella cosa che abbiamo usato. Allora, intanto... Mighty Antanas, I've found traces of a Rogar lord that was once known for his preoccupation with the physical form, and his shield being no less than a weaponry masterpiece. That's most peculiar, as I would never have suspected Rogar to care. No wonder he had the most dedicated followers in all the battles he commanded. Perfetto. Tanto prendiamo anche questo. Spadino, lo spadino non ricordo, ma adesso non ci interessano altre cose, però volevo giusto vederlo. Spadino, segreto della spadina, questo. Scala in agilità e va bene, però ha un modificatore del 3%, infatti fa un po' più di danni effettivamente, e pesa un po' di più, ma ha un critico che non ci interessa. È un po' più veloce d'attacco, quindi attacca più velocemente, posso fare più attacchi, però a noi ci interessa il critico perché ci triplica il danno, quindi da 13x3 fa più tutta la serie di colpi, e invece questo farebbe solo 18 per 2, quindi alla fine viene meno. E vabbè, pazienza, tanto noi gli attacchi ne faremo pochi, più che altro le prenderemo le botte. Ce ne più propenso a prendere le botte, non so perché sono fatto così. Non c'era qualcuno qui, boh. Ok. A posto. Martello, frammento di resistenza magia. Martello. Caro bel martello. Allora, c'era un modo per vedere se rompirlo, no? Questo. Questo è quello che abbiamo, cioè, l'ho detto che c'era un modo per vedere se non pilla ed era quello. Vabbè, non importa, comunque sia questo cos'è? Ah, questo. Ah, ovviamente se non abbiamo le statistiche lui farà vedere un danno veramente di merda, perché noi non abbiamo il requisito della statistica che chiede, quindi lui ci va a depotenziare l'arma in base al requisito che non abbiamo, quindi se non so, questo ha 15 di forza, noi ne abbiamo 15 di forza, ci scala in base alla forza che abbiamo. Il modificatore di forza qui è 4%, quindi va a 4% per ogni punto forza, quindi questo che okay. Perciò noi non lo vediamo come roba spacco di freno, insomma. E quindi sì, ci ho messo un po' a capirlo anch'io, dicevo cazzo, uno spadone di due mani non fa un cazzo. E poi perché non ho la forza. Ok, questo dovrebbe essere lo shortcut abilitato, perfetto. Adesso dobbiamo andarci a far male, non a farmare ma a fare male. Porca vacca. Ale. Questo è finché non sblocchiamo il fabbro non ci sarà dato accesso. E quindi noi cosa facciamo? In teoria ci facciamo male, basta. Eccolo qui. Così, ecco perché. Io avrei parato. Se poi sei stronzo. Ovviamente ho parato, però non ho fatto un cazzo. Io ho detto che ci faremo tanto male. Ok, non abbiamo fatto un cazzo. Ok, ok. Ai ai ai. Ah, abbiamo fretta. Ok, adesso qui. Ok, e qui facciamo così. Perfetto. È andata abbastanza bene, dai, l'abbiamo gestita bene, ce l'abbiamo fatta e quindi va bene. Allora, vediamo di prendere tutto. Perfetto. Qui, come vedete, c'è qualcosa perché c'è il tesoro. Il rumore. L'abbiamo preso. Martello grande e frammento magico, ok. A quanto pare c'è ancora qualcosa perché lo sento baccheiare.
Ok, qui tanto c'è qualcosa. Runa, va bene, benissimo. Le rune fanno sempre piacere trovarle, perché comunque quando le useremo saranno molto utili. Vediamo se c'è altro qui. Dovremmo da dove siamo venuti. Ok, questa sbagliato pulsante, scusate, oggi non ci sono. Dovrebbe essere rigenerazione di qualcosa, però non mi rigenera un cazzo, ma sono contento che funzioni sempre un cazzo di niente. Allora, mi fa qualcosa lei? Ok, tanto lui si rialza, eh? Tanto però prendiamo punti, insomma. Chi sono io per dirgli qualcosa a questo qui? Ecco qua, cazzo, mi ha preso 50 punti, io li butto già dove mi dono. E lì non si può andare, perfetto. A meno che non ci sia qualcosa da prendere, che non mi sembra. Lì non si può andare, che c'è una chiave. Ok. E anche questa l'abbiamo fatta. Poi, vediamo cos'altro c'è qui, che non mi ricordo. Qualcosa c'era. Qui ci andiamo dopo perché ci dobbiamo fare il giro. E penso che abbiamo fatto tutto. Quindi risaliamo. Perfetto, qui abbiamo preso tutto e dobbiamo scendere qua a prendere questo tesoro. Madonna, come ci viva tutto qua. E qua adesso che figura di merda farò? Oh beh, grossa. Una volta ho fatto una figuraccia che penso che rifarò volentieri, insomma. Era così carina. Vedete, io lo sapevo che questo gioco è un figlio di troia. Cioè, ho fatto un passettino in avanti, ha fatto un salto che sembrava che doveva gareggiare alle Olimpiadi del 2016. Ok, e adesso dobbiamo ritornare là. Senza annoiarvi, riammazzo tutti e ci vediamo fra poco. Ed eccoci qua. Allora, prendiamo. Allora, come posso farcela? Senza fare. Eppure, cioè, ci deve essere un metodo. Allora, vediamo un po'. Tipo, non so, così. Io sono abbastanza convinto che ci sia un metodo, tipo così. Cioè, che cazzo di salto ha fatto? Me lo spiegate? Io sono veramente allibito che abbia fatto una stanza del genere. Ma io a far figure di merda sono sempre unico, e ci riesco bene anche, cioè, nel senso. Provate a farne una migliore di questa, eh? Non è facile, se lo garantisco. Allora, riproviamoci. Vediamo un po' così. No, sono allibito, sinceramente. Io che debba morire per una stronzata del genere, che è una cosa facilissima, non morire, ma scendere. Guardate. Se il gioco non è stronzio. Ok, e così doveva far prima. Perché si è buttato? Vabbè. E adesso si fa così. Cioè, era così semplice. Perché mi hai fatto fare una roba del genere? Bene, proseguiamo. Andiamo in questa direzione qua. E vediamo un po' come fare. Carica. Quando scatti puoi alzare lo scudo. Se ti scontri con un nemico mentre hai lo scudo alzato, funge da attacco. Poi avanti scoppiare altri modi, ok. Quindi se io corressi. Sì. E niente. È venuta proprio bene bene, eh. Ok, calma. Vediamo di prendere le spalle. Un attimo. Arrivo, che c'è il corriere. Ok, scusate, ho fatto il corriere. Allora, andiamo pure avanti. Ok, cazzo, mi sono preso colpo. Ok, con calma, facciamo tutto, perché c'è tanto da vedere. Apriamo. Chiave usata. Perfetto. Prendi. This is my sixth night on watch. The fires on the horizon have burnt out. An all-encompassing silence has fallen. Maybe the Rogar have retreated. I hope the villagers can return to their home soon. Ok, calma. Andiamo qui. C'è ancora vivo?
Non sembra. Ok, vado con cautela. Scusate, ma mi sa che mi si è scasinato un attimo. Ok. Mi sembra un po' troppo adesso. Cosa dite? Oddio, si vede molto bene. Però mi sembra un po' troppo. Non so perché ogni tanto faccio queste cacate. Però insomma, porca vacca. Ok, vediamo se così va un po' meglio. Cavolo, mi sembra molto lucente, la cosa. Vabbè, poi vedremo. Salve. Lei mi è sempre piaciuto molto poco. Signore, che cazzo fa? Aspetta un attico. Riesco a prenderlo? Devo fargli il report con l'altro. Ok. Età. Urcialeba. Ok, aprut. Perfetto. L'ho preso. Un'assia. Ma che cosa gloriosa. Allora, vediamo un po' se qui si può morire male. Ovviamente sì. Eccoci qua. Ci abbiamo fatto un salto da panico. Ma magari dopo. Ma magari, porca vacca, se il lock funzionasse una volta ogni tanto. Non mi farebbe schifo, eh. Ok, signore. Wapà. Ok, allora il problema basilarico. Vediamo un po', ok. Così. Così. Ok. Vieni. Perfetto. Perfetto, ma non è mica finita. Voi credevate. Tanto l'energia si sta ricaricando. Qui facciamo così. Ho sbagliato, ovviamente. No, così. Ok. Dai, piano piano. Adesso arriverà. È perché sta arrivando anche quell'altro stronzone. Ma porca vacca, ho fatto una figura di merda da panico. Ma come si fa a fare una figura di merda così? Ecco, cavolo. Bravo, bravo. Complimenti. Ok, e questa è andata. Poi. Ok. Ok. Perfetto, andata. Poi, andiamo. Andiamo. Bacchetta e runa sono tutte cose interessanti, per carità, però non adatte a me. Ok, e questa è andata. Poi, bene, mi fa piacere. Vediamo cosa c'è qua. Oh, brutto. Eccoci qua, che bel posticino. Allora, potrei provare a fare con calma, eh. Ok. Vai. Perfect. Questa è andata. Poi. Tanto insomma. Chi ci dà fretta. Benissimo. Siamo stealthy. Facciamo lo stealth, no? Ok, tu sei morto. Perfetto. Tu mi hai dato questo. Pugnale Ieta. Guardiamo se abbiamo tempo, che mi interessa. Un pugnalo. Oh. Danni 22. È un 0,50. Energia mi consuma anche meno. Ed è un 300 come l'altro. E i danni fisici... Allora, moltiplicatore dove lo vedo? Mi sono perso, scusate. Vita di agilità 10, va bene, modificati già per 7%. Ottimo, io me lo equipaggerei, scusate. Cazzo. Che bello, sono contento, dai. Una volta tanto direte, cazzo, lavora, no? Ok, vediamo se c'è altro. Così facciamo un pochino più di danno. E non è che mi faccia schifo, lo dico subito. Dove cazzo devo andare?
Aia. Signore, posso prendere le spalle, scusi, sa. Eh sì, facciamo tanto di più. Tanto, tanto di più. Scusate, beviamo. Ok. Apro. Dai, apro. Vediamo che succede, dai. Vediamo cosa c'è. Sangue caldo. Ah, mi ha dato l'armatura, ma non epica come l'altra. Vabbè, non importa. Questo, sangue caldo. Se lo trovo. Là, l'armatura leggera. Sangue caldo. Addirittura difende meno. Difende meno. Purtroppo pesa di più e difende meno. Però avere un 7 è meglio. Sicuramente è meglio. Va bene, dai, sangue caldo. Vediamo un po' cosa abbiamo là. Abbiamo armatura, vediamo un po'. L'altro sangue caldo è questa. E questa invece fa di più, guardate. Ok, sono contento. Perfetto, adesso abbiamo il set completo. Ah, scusate. Abbiamo sangue caldo. Sangue... dov'è? Sangue caldo. Ok, sangue caldo, sangue caldo. E siamo a posto. Direi che sono abbastanza soddisfatto. Allora, perfetto. Abbastanza contento. Io cerco di prendere tutto. Allora, noi abbiamo preso, siamo usciti dalla porta qua. Fatemi vedere se c'è altro. Non dovrebbe esserci nient'altro. Qui non si può andare. A sto punto vado di qua. Cerchiamo di far tutto, no? Ah, brutto. Ok, abbiamo usato. Oh, abbiamo fatto il giro. Sono abbastanza contento. Beh, lì no, però. Lì non sono contento. Salve, signor Stronzio. Eccolo qua. Ovviamente non si vede un cazzo. Che bella telecamera che è sto gioco. Proprio bella bella, eh. Beh, adesso comunque devo ammettere che grazie a quest'arma nuova almeno one shottiamo. Prima non ce la facevamo a one shottare. E mi dispiaceva. Ok. Ok, vai. Perfetto. Adesso guardo la guida per vedere che cazzo devo fare. Ci vediamo fra a dopo. Bene, allora adesso andiamo tranquilli tranquilli verso il boss. E così potremo finalmente utilizzare la chiave che avevamo preso nel segreto del primo scenario. Allora, qui c'è Fresca, come cazzo si chiama, che voleva il pugnale che abbiamo appena trovato. Però glielo diamo, ma non adesso. Scusate, sto anche parlando, quindi c'è boia. Ok, glielo daremo dopo che ho battuto il boss, così almeno sto più tranquillo. E niente, tutto qua. Allora, qui dovrebbe essere tutto salvo. Andiamo pure. Perché dopo che, in teoria, dopo che l'ho battuto posso darglielo lo stesso. Quindi, così, no scusate, così ho salvato. Usiamo i punti. Allora, quanti ne ho ancora? Ne ho abbastanza. È un po' di vitalità in più, non mi dispiacerebbe. Agilità, energia, sicuro. Facciamo un altro punto qua. Forza, devo arrivare a 14, sarà duro arrivarci. C'ero quasi. C'ero proprio quasi, mi manca proprio una cacata. Vediamo se riusciamo a mettere. Vabbè, che tanto forza non ci dice un cazzo. Allora, prima di andare al pugnale a lei, perché sennò ci rimaniamo senza, facciamo la boss fight e nel prossimo episodio, però, perché sennò faccio un'altra figura di merda. Faccio un video troppo lungo. Io posso utilizzare quella chiave famosa che abbiamo preso, quel cimelio che abbiamo preso, in una di queste tre statue. C'è quella del monaco, c'è quella del guerriero e c'è quella del ladro. E facendo così ci aiuterà con la boss fight. Va bene? Ragazzi, io direi che ci fermiamo qui, per questo video è tutto, e vi vedo come al solito, lasciate un like, commenti, piacere, se vi fa sapere cosa ne pensate, e vi aspetto sulla televisiva, ciao ciao!